Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul nostro canale Il Pensiero Non Lineare. Sono Gianno Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. In questa tappa del nostro viaggio parleremo di una caratteristica, un tratto di personalità, che spesso può rendere la vita difficile a se stessi e qualche volta anche alle persone che sono intorno a noi. Parleremo di perfezionismo. Ma, come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di provare a rilassarvi prima di partire. Quindi assumete per voi una posizione comoda e confortevole, fate un bel respiro profondo, fatene un altro, e adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. In genere, lo stimolo a far sempre meglio e alla ricerca continua della perfezione è una delle chiavi del successo, in particolare nel mondo del lavoro. Ma purtroppo, se si trasforma nella ricerca di una perfezione difficilmente raggiungibile, allora può diventare una vera e propria malattia. Il perfezionismo è un tratto della personalità molto importante. Consente infatti di orientare il processo creativo ed il lavoro fino ad essere determinante per la riuscita degli obiettivi prefissati. In tal senso, una buona dose di perfezionismo può aiutarci tantissimo, perché ci consente di essere efficaci e ci spinge a sfidare noi stessi e a dare il meglio di in ogni cosa che facciamo. Ma c'è il risvolto della medaglia. Se il perfezionismo comincia ad assumere proporzioni esagerate, diventa incontrollabile e può intrappolarci in un loop ossessivo. Lo può fare sia in coloro che ne soffrono, sia in coloro che vivono accanto alle persone che soffrono di questa eccessiva ricerca di perfezionismo. Esistono tre tipi di perfezionismo: quello orientato verso di sé, che consiste nell'esigere la perfezione da se stessi; quello orientato verso gli altri, in cui siamo noi ad esigere la perfezione dagli altri che ci circondano; e quello socialmente prescritto, e cioè richiedere la perfezione verso l'ordine sociale. Il perfezionismo orientato verso di sé rappresenta un fattore di vulnerabilità per una psicopatologia. Ad esempio, in situazioni di stress, chi ne è affetto rischia, perché può portare a stressarsi molto di più del normale. Il perfezionismo sociale può generare invece un sentimento di impotenza, simile a quello delle persone depresse. Il perfezionismo orientato verso gli altri, invece, potrebbe avere effetti devastanti, specialmente all'interno delle relazioni, dove il perfezionista esige in modo quasi tirannico che il partner sia perfetto, secondo i propri standard, e lo critica in continuazione. Quindi, se il perfezionismo risulta essere un carattere prevalente e rilevante, può causare vari sintomi psicopatologici. In particolare, una insoddisfazione permanente e una paralisi all'azione. In questo caso il perfezionismo diventa tossico e bisognerebbe intervenire per rimediare e contenerlo, perché può assumere facilmente i contorni di una psicopatologia. Le aspettative del perfezionista tossico sono sempre troppo elevate e si impone sempre e soltanto obiettivi irraggiungibili. Non è mai soddisfatto dei risultati ottenuti. I perfezionisti tossici sono eterni insoddisfatti e, invece di ammettere dell'impossibilità dei loro obiettivi, pensano di non essere abbastanza bravi per raggiungerli. Questo tipo di atteggiamento li porterà a perdere fiducia in se stessi e quindi ad imporsi degli obiettivi ancora più assurdi. Ovviamente saranno destinati a fallire in continuazione, purtroppo. Questo perfezionismo è definito di valorizzazione. Per sentirsi valido, una persona deve essere perfetta.
Malgrado poi alcuni insuccessi, il perfezionista tossico sarà sempre e comunque insoddisfatto di se stesso. Perché il perfezionista tossico non sa godere dei momenti di piacere e di gioia. Teme l'errore e il fallimento ed è terrorizzato dall'imperfezione. I perfezionisti sono spesso anche ossessionati dal senso dell'ordine e del dettaglio. Hanno difficoltà a prendere decisioni. Le rimandano spesso o fanno decidere gli altri e poi li criticano. Inoltre, non sopportano però loro stessi le critiche. Per concludere, possiamo dire che non bisogna demonizzare la persona perfezionista o l'essere perfezionista. Il perfezionismo, se è moderato, è assolutamente benefico. Infatti, le aspirazioni sono elevate, ma non sono irrealizzabili e raggiunti gli obiettivi si è fieri di se stessi. Questo perfezionismo buono si accompagna ad un sentimento di soddisfazione personale e chi tende alla perfezione, ma in modo moderato, vede l'errore come un fattore positivo. È un punto di partenza, perché tutto sommato pensa che sbagliando si impara, che quindi quell'errore può essere foriero di un qualcosa di migliore. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui e non mi resta che salutarvi ed invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie ancora per l'ascolto. Alla prossima.